essere nel contrasto della quotidianità. Prima di tutto una distinzione importante è proprio quella, no? Anche noi nelle nostre lingue, in italiano per esempio, abbiamo gioia ed allegria, che non sono del tutto sinonimi. Gioia e spensieratezza non sono sinonimi, perché uno può essere allegro, allegro esteriormente, allegro anche nel godimento, ma non felice in maniera profonda. Anzi, il paradosso di Cristo è proprio quello dell'aver voluto dire che proprio coloro che sono gli ultimi della terra sono coloro che ci insegnano maggiormente il significato profondo della gioia, che è alla fine dare qualcosa, donare. Ritorniamo ancora al tema dell'amore. Ed è per questo che c'è quella frase di Cristo, c'è un'unica frase di Cristo, che non è nei Vangeli, non è negli Apocrifi, ma è nel Nuovo Testamento ed è citata da San Paolo. Questa frase dice: c'è molto più gioia nel dare che nel ricevere. Qui lo capiscono appunto, tant'è vero che Mauriac diceva: quando due innamorati cominciano a fare il calcolo dei regali che si sono fatti, è perché si stanno lasciando. La donazione è gioioso, e per questo che può essere allegro chi continua ad accumulare, ma non è gioioso. Adesso io vi faccio un esempio su un'altra categoria, che però pur sempre questa ha una dimensione etica, la verità. Il concetto di verità nella cultura contemporanea, come la rappresentava, lo rappresentava molto bene una filosofa americana, la quale diceva: la verità dobbiamo compararla alla ragnatela, che un ragno fa, intesse. Il ragno si fa la sua ragnatela, una cosa molto graziosa, molto raffinata. Il ragno che è vicino ne fa un'altra, analoga, ma diversa. Quello che è più in là ne fa un'altra. Cade una goccia di pioggia, si squarcia. Che cosa fa il ragno? Ritorna da capo e ne costruisce un'altra. Cioè il concetto di verità è qualcosa, vedete, di estremamente soggettivo. Basta che non dia fastidio al prossimo, ma non ha un fondamento oggettivo. Non è qualcosa che è tutelato e affermato da uno che è sopra. Per cui decidiamo noi di volta in volta ciò che è vero e falso, con mutamenti che sono magari infinitesimali. Commutamenti che sono propri di ogni persona. Platone invece come concepiva la verità? Pensiamo al Fedro, e lui diceva: l'anima corre su una biga, e l'anima corre nella grande pianura della verità, conquistando spazi dopo spazi, orizzonti dopo orizzonti. Quindi capite, la verità che cos'è? È una realtà che ci precede, ci eccede, ci supera, e noi la conquistiamo. Per questo che la ricerca è fondamentale. Questa è la differenza fondamentale tra un semplice, se volete, soggettivismo, situazionismo, relativismo, e invece la convinzione che esistono dei valori che sono come stelle polari. Lo stesso Kant lo diceva: il cielo stellato sopra di me, la legge morale dentro di me, che è soggettiva, sì, ma è dentro di te, è stata messa dentro di te.